spunta finalmente il finale di stagione della Rosa della Vendetta. Attimi toccanti e commoventi per il pubblico a casa, Cemal protagonisti. Ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'estate, con la programmazione di Canale 5, che adesso è pronta a subire una modifica significativa con il ritorno del palinsesto televisivo autunnale. Infatti è nota la strategia delle reti di tenere per i telespettatori incollati allo schermo durante le giornate più fredde dell'anno. Mentre in estate invece, con le alte temperature, sono in pochi i cittadini disposti a passare le giornate dinanzi alla televisione. Tra le grandi sorprese estive troviamo sicuramente le nuove serie turche proposte da Mediaset. Ad avere successo non solo abbiamo trovato Segreti di Famiglia, ma anche La Rosa della Vendetta. La serie vede come protagonista il Demir di Terra Amara ed è riuscita ad ottenere anche degli ascolti importanti. A testimoniarlo sono proprio i 2,2 milioni di spettatori di media ed uno share che ha raggiunto il 15%. Ora finalmente tutti i telespettatori potranno finalmente scoprire come finirà la stagione. La Rosa della Vendetta, Cemal è il grande protagonista. Cosa accadrà nel gran finale? Nel finale della serie La Rosa della Vendetta sono diversi i momenti che sorprenderanno i telespettatori. Gül Cemal, che tutti credevano morto, torna improvvisamente nella vita della sua famiglia. La sua assenza di 5 anni era in realtà una messa in scena orchestrata per potersi allontanare e rimettere in ordine la propria vita. Fingendo di morire, Gül Cemal sperava di risolvere i suoi problemi personali. In una scena drammatica, Gül Cemal convoca sua madre su una scogliera, chiedendole se l'avesse mai amato. Alla risposta negativa della madre, egli si getta dalla scogliera, un gesto che sembrava un suicidio, ma che in realtà era un trucco ben congegnato. Come spiegato dal fratello Gulendam, Gül Cemal aveva l'abitudine di tuffarsi da quella stessa scogliera da giovane. Nonostante la sua famiglia lo creda morto, Deva e Zafe continuano a sperare che sia ancora vivo. 5 anni dopo, Gül Cemal ritorna a Istanbul, intenzionato a lasciare definitivamente la Turchia. Il destino, però, ha in serbo altri piani. Mentre cammina lungo il lungomare, un bambino si aggrappa alla sua gamba. Quel bambino è Cemal, ovvero il figlio di cui l'uomo ignorava l'esistenza. Convinto che il piccolo si sia perso, Gül Cemal lo porta alla stazione di polizia. Qui il bambino lascia un libro nello zaino di Gül Cemal, lo stesso libro che l'uomo aveva regalato a Deva anni prima con all'interno una lettera scritta dalla donna. Grazie a questo dettaglio l'uomo scopre la verità sul bambino. Alla stazione di polizia, Gül Cemal scopre che Cemal è il figlio di Deva. Deciso a restituire il libro, chiede l'indirizzo del bambino e si ritrova a un evento organizzato dalla società di Deva. Tutta la famiglia quindi scopre che Gül Cemal è ancora vivo. L'evento più toccante accade quando Cemal pronuncia per la prima volta la parola papà. La serie quindi si concluderà con questo lieto evento che coinvolgerà tutti i protagonisti.